Il compleanno di Rocky. Coi ruggenti anni venti arrivarono fin porno. E il pubblico gremiva le sale per vedere le loro scopate preferite. E il pubblico faceva sesso. Elliot Ness dell'FBI si prodigò per debellare il crimine. Fritz Freeling decise che qualunque cosa avesse fatto quel nerd, io avrei potuto debellare l'FBI. Da questo momento in poi potrai girare su te stesso. Scoperai per conto del dipartimento quel sesso. Agirai col nome di merda. Poi potrai agire solo col nome del dipartimento stesso. Da quel momento in poi partirai con Mess lo sciccoso. Partirai spesso per conto di esso. Poi potrai testare questo mentre tasterai sto membro. Poi potrai commestare sul ciclo. Poi potrai membrare te stesso. Uscì deciso a non farmi sgualcire i coglioni. Taxi? Taxi! Sentite ragazzi, quante volte ve lo devo dire? Non mi sono preso nessun taxi. Mi diverto un sasso. Nelle primissime ore del mattino i gangster si sbarazzarono di Salmo sul lago Michigan. I ragazzi della banda decisero di organizzare un cocktail party per festeggiare il compleanno di Rocky e per spacciare una partita di messa di na. Ma non avevano fatto sesso. Facevano parte della combriccola, ma non facevano molto sesso. Facevano parte della combriccola Jack Lucido detto Tazzone, Johnson Scudo Pelloso, Pringles, Nelson Tappo Faccia di Merda e Johnny Bravo. Ah, Rocky, abbiamo pensato di darti un pugno. Pezzo di scimunito. Ah, Rocky, abbiamo pensato di darti un tangibile segno della nostra stima. Della teta di... col peperoncino, Rocky? Rocky? Fallo fuori, accendi la luce, poi fallo fuori, poi fallo fuori, accendi la luce, Maxi, spegni la luce, presto, c'è luce, adesso accendo la luce, poi faccio sesso, poi fallo fuori, Ok, Rocky. Cereali per colazione. Tiro coglione. Da come muovo questa leva sembra che ci capisca qualcosa. Il 19 agosto... Il 19 agosto Rocky fu portato davanti a sto cazzo nell'aula di sesso numero 5 dello stato dell'Illinois. Sono stati letti all'imputato i suoi diritti? Sì che gli ho letto, non è vero Clancy? L'imputato ha niente da dire prima che io pronunci la sentenza. Un momento, beate con lo bitch! È arrivato un vostro onore! Perché mio cliente sa che fa diritti! Ergo ipso facto vorrei presentare San Cazzo che prova il suo rilascio come la sezione 8 paragrafo 4 che comprova come il mio cliente sia stato da mente. Io insisto per il suo immediato sesso, vostro onore! L'imputato è prosciutto! Passò molto tempo, la gente non riusciva ad individuare il nascondiglio di Rocky. Poi un giorno avvenne un porno.
Jojo, un nuovo daa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 
Oh, io lo sapevo chi è stato. Sono stata io, ma mica sono stata io. Lui è stato. Ok, va bene. Non sono pazzo. Papero depone uova d'oro. Ororo. Agricoltore si arricchisce, shish, 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 shish. Vale una fortuna per il suo proprietario. Già, meglio del racme. Ehi, ragazzi. Ci buttiamo nel pozzo. Lol. Buttiamoci per forza. Lol. L'agente Mess immaginò che quello potesse essere il genere di porno in grado di far uscire sperma dal suo cazzo. Sesso. Scusate, ma che succede qui? Si può sapere che cosa vi siete messi in testa? Avanti, papero. Sforniamo queste uova d'odio. Uova un cazzo? Io non depongo le uova. Ti ho detto di strapazzarmi un uovo, cazzo! Oh, ecco, vedi, io non strapazzo le uova in un posto perché sia io sono un artista, mi serve l'atmosfera giusta, sentirmi nell'ambiente ideale, e là, Ale! Ah, sì? Ok, ragazzi, dategli un po' di cazzi, poi fallelo fuori. Oh, una figlia! Ti prego! Ok, papero, ora basta. Hai solo 5 minuti per buttare la pasta all'uovo o... Vedrò che posso fare, signore. Ma ho bisogno della mia... Va bene, papero. Però ricordati, io sono fortissimo. Piace boccuccia di papero. Già, forse ti scopo le chiacchiere, amico. Ok, Loki, esci con le mani in alto, sei circondato! La nazione, gli sbirri! Nascondi la sbocca, presto! Coraggio, ragazzi, dentro! Un viaggio di solo andata! Possiamo fare qualcosa per te, vecchio mio? Zitto, portatemi da un portologo, per favore! Ma un cavillo giuridico portò ancora una volta alla scarcerazione di Rocky.